Cosa si intende per asma da temporali? A questo quesito abbiamo cercato di dare una risposta insieme al professor Gennaro D'Amato in occasione della edizione 2016 del congresso dell'ERS, la società europea proprio dedicata alle malattie respiratorie. Allora professore, esiste un asma da temporali? Ahimè sì, e può essere anche grave, l'abbiamo dimostrato e l'abbiamo anche pubblicato su riviste di prestigio. In altri termini, è quando, soprattutto nelle stagioni polliniche, che vanno generalmente in Europa da marzo fino a fine giugno, quindi la stagione del polline delle graminacee o della parietaria al sud, o anche dell'olivo o di altre componenti allergeniche, e i pollinosici. A Napoli, per esempio, sono il 30% della popolazione, 3 su 10 soffre di allergia da polline, con rinite, lacrimazione, tosse e anche asma. Ebbene, in genere si pensa che con l'avvento del temporale o anche delle piogge, la pioggia lava l'aria e quindi il soggetto migliora. Ebbene, noi abbiamo osservato che in genere tendono a peggiorare. C'erano delle descrizioni a Londra e in Australia di riacutizzazioni in alcuni eventi epidemici nel corso appunto di temporali. È capitato anche a noi di osservarlo, nel senso che ci sono stati degli episodi in cui persone allergiche al polline sono dovute andare in ospedale proprio per una riacutizzazione di queste patologie. Allora ce lo siamo messo a studiare e abbiamo osservato che durante le componenti, la prima fase dei temporali, soprattutto i primi 30-40 minuti, il polline viene buttato giù appunto dai moti convettivi e si imbibisce e si rompe per shock osmotico, liberando il contenuto citoplasmatico, che è un contenuto allergenico, e sono quindi degli aerosol allergenici che le persone a livello di strada fanno se si trovano a camminare, i soggetti allergici appunto in queste prime fasi del temporale. Possono avere una riacutizzazione notevole della sintomatologia, soprattutto se non fanno terapia, se non si proteggono il naso e la bocca, o se non pensano di entrare in un negozio o in un'auto per ripararsi. Quindi il messaggio qual è ai soggetti pollinosici allergici? In primavera, se vedete che sta per scoppiare un temporale, evitate di uscire, almeno soprattutto la prima mezz'ora del temporale, o entrate in un negozio, oppure cercate di proteggervi il naso, o comunque fate una adeguata terapia antiallergica, perché c'è il rischio di avere una riacutizzazione appunto della sintomatologia.